da questa inchiesta stanno emergendo anche altre, diciamo, situazioni inquietanti. Si parla di Caldoro che ha risposto, si parla anche di Pizzini, in cui si farebbe riferimento a Lettieri. E anche forse dovrà ancora essere chiarita questa situazione al presidente De Luca. Uno scenario che colpisce. Sentitemi qualche secondo in più, perché poi Romeo è un Anche lui. personaggio che merita qualche secondo. Me non meraviglia per nulla quello che sta venendo fuori. Quindi il sistema Romeo c'è, indipendentemente dalle valutazioni giudiziarie, il sistema Romeo è acclarato, di cui posso essere testimone. Prima perché circa 10 anni fa, che non è un tempo tanto vicino, il sistema Romeo era esattamente quello che sta avvenendo fuori adesso. Io ebbi l'avventura che mi vollero designare relatore di quella che era un'ordinanza di custodia cautelare molto pesante, che individuava il sistema Romeo col Global Service dell'amministrazione Iervolino. E al di là dell'esito giudiziario, io però vi invito ad andarla a rileggere se avete voglia, quell'ordinanza di custodia cautelare, dove io fui relatore, di cui mi assumo la responsabilità in pieno di ogni parola. Io lessi tra il Natale 2008 e il gennaio del Capodanno e l'Epifania del 2009 tutte le intercettazioni telefoniche. Quindi adesso io faccio un giudizio che va al di là dall'esito del processo Omerà. La capacità di tentacolare di Romeo era incredibile, uomo abile, imprenditore di capacità di ogni tipo, che di fatto era un pochino un sindaco ombra, un vice sindaco potente, insomma, arrivava un po' a tutti gli assessori, a molti consiglieri comunali, aveva interlocuzioni con appartenenze alle forze dell'ordine, alla magistratura, insomma, personaggio molto potente, a cui era stato affidato un global service in condizioni, per quanto mi riguarda, assolutamente inaccettabili, e do un giudizio, una valutazione da magistrato e da sindaco, entrambi i profili in questo caso. Poi me lo sono ritrovato, devo dire, qui, con quella, come dire, costruzione normativa, amministrativa che lo metteva in sicurezza. Cioè Romeo era molto blindato qua dentro con quel tipo di appalto con cui gestiva l'intero patrimonio immobiliare. Lo gestiva in modo assolutamente monopolistico. Immaginate in una città come Napoli che potere che hai se gestisci il patrimonio immobiliare della città, come dire, la manutenzione che devi fare alle persone povere di un alloggio popolare, per finire, diciamo, alla valorizzazione degli alloggi, ai beni che devono essere maggiormente valorizzati. No, quello di cui si parla ancora oggi, l'eredità di Romeo, noi la stiamo vivendo, di Romeo, però anche di chi, insomma, ha consentito che Romeo facesse questo, sia ben chiaro, la stiamo vivendo ancora oggi. Noi ci abbiamo voluto quasi 2 anni per avere la disponibilità dei software di Romeo. Romeo ci ingolfò di tir un giorno. Insomma, siamo stati messi in condizioni che la volontà politica ferma, innanzitutto del sindaco, devo dire la verità, e anche qui mi assumo in pieno la responsabilità, e poi di tutta la giunta, non è che è stata così facile da realizzare. E questo lo si capisce in modo plastico da quello che leggiamo in questi giorni nell'inchiesta, dove sembrerebbe che Romeo insieme ad altri abbia messo in campo azioni per impedire che io diventassi nuovamente sindaco, perché pensate quanto fa gola non internalizzare il patrimonio come noi abbiamo fatto con Napoli Servizi, con tutte le difficoltà che conoscete, anziché appaltare all'esterno, e Romeo con il suo metodo, col suo sistema, avrebbe avuto magari buone possibilità, anche magari per le sue capacità imprenditoriali, di aggiudicarsi nuovamente il patrimonio, l'appalto del patrimonio, magari anche qualcosa di più ampio, no? Quei global service di cui spesso la politica se n'è riempita la bocca. Quindi la decisione dell'amministrazione comunale è estremamente coraggiosa. Oggi questa inchiesta la vedo chiaramente da osservatore, ma attento, conoscendo il sistema Romeo e conoscendo alcuni dei protagonisti, sia per quello che ho fatto da magistrato, perché poi alcuni nomi ritornano, sia per quelli nuovi, mi sembra un'inchiesta assolutamente significativa da questo punto di vista. In primo luogo io stigmatizzerei la fuga di notizie. Questa inchiesta è caratterizzata da una grave fuga di notizie, per cui risultano indagati, tra l'altro, personaggi che hanno ruoli apicali all'interno del governo e dell'Arma dei Carabinieri.
ovviamente tutte valutazioni da tutte posizioni da approfondire, però stiamo parlando del comandante della Legione Carabinieri Toscana e del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Stiamo parlando di quello che allora era il principale uomo di fiducia di Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio e segretario nazionale del Partito Democratico. Parliamo di Lotti, che oggi fa il ministro dello sport. Fuga di notizie, probabilmente ha compromesso gravemente quell'indagine. Cioè, probabilmente noi non sapremo fino in fondo la verità per una fuga di notizie. Oggi, con una grande capacità investigativa delle forze dell'ordine e un lavoro egregio, che mi parla, da quello che leggo, della magistratura napoletana e della magistratura romana, si sta comprendendo di questa rete tentacolare così ampia, così pervicace, arrivare a un appalto di 2 miliardi e 700 milioni, la Consip, i verbali di interrogatorio che stiamo leggendo, i pizzini, la capacità di Romeo di arrivare come una piovra, e non è un giudizio di rilevanza penale, quando dico piovra intendo proprio la capacità tentacolare, spetta a altri dimostrare se una piovra penalmente rilevante, ma arriva Romeo esattamente a tutti, cioè potenzialmente lui è in grado di arrivare ovunque, poi spetta alle persone, attenzione, ci vuole anche una capacità per rendersi impermeabili a Romeo, perché Romeo, stiamo parlando di una persona che si presenta come imprenditore, come dire, da questo punto di vista come dire, di un certo livello. Sì, ma insomma, io quello che vi dico è che le resistenze complessive le potete immaginare, sono talmente resistenze di una certa coriaceità che vediamo che se è vero quello che si legge sui giornali, che qualche mese fa queste persone abbiano messo in campo anche un'iniziativa per impedirmi a tornare a fare il sindaco. Insomma, due sono stati i passaggi più forti sulla questione morale che abbiamo messo in campo, ce ne sono stati tanti, però io ne vorrei citare due, visto che è un argomento che insomma sta su tutte le cronache nazionali e che secondo me insomma, non è finita qui per il tipo di coinvolgimento, mi sembra un po' tutto il cerchio magico che sta attorno a Matteo Renzi, insomma mi sembra abbastanza evidente, però direi rifiuti e patrimonio. Napoli sommersa di rifiuti, sistema, criminalità organizzata, affari, politica, il patrimonio. Guardate, il tema del patrimonio, quello che abbiamo potuto vedere nel gestire il patrimonio, nel andarci a reggere le carte, nel vedere la questione, i tentativi che Romeo ha messo in campo per metterci in difficoltà, insomma, c'è davvero voluta una grande determinazione politica, ma aggiungo anche un'azione amministrativa non facile, perché chiaramente non è che uno può prendere una persona e la butta fuori, cioè devi costruire un percorso giuridico. Insomma, è stato un percorso difficile e duro, però oggi, alla luce anche di quello che leggo e chiudo, sì, ci sentiamo orgogliosi, insomma, perché voglio dire, posso dire che quella conoscenza di magistratura, ecco, quella carta che ebbi professionalmente, il modo di leggere e come avevo visto muoversi il personaggio qua dentro, credo, meno male che l'abbiamo fatto, perché altrimenti sarebbero stato un grave danno per la città di Napoli. E i due pizzini, Lettieri e De Luca? I due pizzini, ripeto, io posso fare una valutazione chiaramente da osservatore, perché non sono un magistrato che si occupa di questa indagine, insomma non mi meraviglia che nel sistema Romeo ci sia il tentativo astratto, concreto di appoggiare questo o quell'altro uomo politico, di finanziare questo o quell'altro partito. Ripeto, anche il legame con Bocchino c'era 10 anni fa e ci sta adesso. Poi leggo queste figure interessantissime, il facilitatore, il prototipatore, cioè sono delle figure anche interessanti e non mi meraviglia, insomma, del resto voglio dire, il destino mi sembra anche che in questa vicenda, anche che li vede vicini a De Luca e Lettieri, anche questo non mi sembra, diciamo, una novità nel panorama della politica degli ultimi anni da Salerno a Napoli.